Buonasera amici, ciao Salvatore. Ciao Francesco. Buonasera. Luigi. Oggi facciamo un video un po' più particolare. E Torre Giuzzo. Eh sì, facciamo una sorta di videoconferenza, ecco, siamo... rilassati. In cinque, sì, perché il tempo ci permette di potersi rilassare, rilassare. Facciamo una video chiacchierata, dai. Perché se eravamo in tre, noi... Orlando in campo, Rinaldo in campo di Domenico Modugno quando ero ragazzino, e siamo sempre in tre, tre briganti e tre somari sulla strada di Gigi da Misilmeri. Eh sì. Franco Franchi faceva l'asino, erano due somari. Noi siamo in cinque, non siamo somari. Allora, volevo chiederti una cosa, Rodere, ma come mai sei senza maglietta? È perché devo sfottare la mia figlia. Quando vedrà questo video si arrabbierà di grosso, perché lei è dove sta? Perché nella dove zona di Milano, a Seriate, e lì nella zona abita in un paesetto e sono a 7 gradi. Ma lì piove però, quindi... Piove, e piove sempre lì. La piove a Bergamo, qui... piove sempre, sì. Non andate a Bergamo, piove sempre. Acqua? Se magari fosse vino, cioè il nero d'Avola o quello, il rosso Pachino, si divertirebbero, ma questo glielo mando io a mio genero. Ah, ecco. E qua fa caldo, non ce la faccio, proprio siamo sull'occhio del ciclone, ormai qua... L'estate si sta, anche se ci sono nubi, vento di tramontana, un po' di questa. Sì, ma basta che c'è un po' di sole, c'è un po' è di veramente sole. Forte. Sì. Benissimo. E allora, Luigi, mi sembra che, oppure tu Francesco avevi ricevuto le mail, perché non le ricevo io, le ricevi tu o Luigi. Sì, abbiamo letto una mail dove sicuramente dalle informazioni insomma, che ho preso tramite Facebook sicuramente sarà stato un troll, perché un tizio che si chiama Mario Rossi, secondo me il solito nome fittizio. Infatti sul profilo c'erano quattro foto, ma niente di che. Ce n'è tanti, Mario Rossi. Oh, come? Infatti, no vabbè, però diciamo siamo su quella scia là, anche perché nel commento diceva che metteva in guardia tutte le utenze che potevano esserci amici sul profilo o se guardavano i video su YouTube, li metteva in guardia perché tu non guarisci realmente le persone, ma gli rubi l'anima. Quindi tu sei un rapinatore di anime. Un predatore d'anime. Come si fa, Francesco? Ma non lo so, questo ci vorrebbe un qualcuno che ce lo spiegasse, sinceramente. Ma se lo potessi prendere con le mani può darsi, ma come si fa? Bah, vai a capire. Cioè prende l'anima e della salute, com'è questo? No. Sì, perché lui diceva, ci metteva in guardia, li metteva in guardia la salute, e in cambio si pregava. L'anima in cambio, sì. Come il dottor Fausto, ti dava il potere e lui poi si prendeva l'anima. E queste cose sono accadute quando io ero ancora più giovane, e sono accadute realmente. Ho la giovinezza. Cioè ancora, allora eravamo come nel Medioevo, era una cosa incredibile. Cioè sono venute delle persone da San Leone qua, faccio il nome del paese, ma non faccio quello delle persone. In realtà è vero, ho curato di qualsiasi tipo di malattie. C'ha la leucemia, c'ha il fuoco di Sant'Antonio, c'ha la fistola anale a una bambina di 11 anni. A un'altra bambina di 11 anni si era bruciata completamente l'inguine e in 15 giorni non aveva più neanche la cicatrice, già volevano fargli in Francia il trapianto dalla natica all'inguine. Altre... Cancro, AIDS, sì. Ne ho curate di queste, ma non quelle di San Leone, non erano quelle. Invece una dottoressa, sempre del loro gruppo, che erano quello dei focolarini, che erano tutti parenti, imparentati,
e frequentavano un prete di merda, lo posso dire, perché soltanto un prete di merda si può comportare come si è comportato lui. In che senso? Questa dottoressa che lavorava al civico di Palermo è venuta da me perché avevano una casa affittata qua di fronte al Delfino e si è curata di uveite. Insomma, di malattia agli occhi, nessun oculista avrebbe mai potuto fare quello che ho fatto io, anche su me stesso quando mi hanno spappolato l'occhio. E qua sono, io ci vedo benissimo. Cioè, non c'è nessun luminare della scienza che possa fare una cosa del genere. Ma come voi ben sapete, io non sono conosciuto da nessuno. Sono stato isolato, hanno fatto tavola rasa attorno a me, o per massacri, oppure allontanandomi tutti gli amici, i parenti, i figli, la moglie e tutto quanto. Beh, non possono allontanarmi dal Cristo, dalla Madonna, da Salvatore, e da Sai Baba, da Padre Pio e da tutti gli altri miei antenati che sono vivi, da mia madre principalmente, che era accanto a me quando mi hanno dichiarato clinicamente morto nel 2000. Ma ritorniamo a queste persone lì di San Leone. Il prete, dal momento che loro non andavano più nelle riunioni dei focolarini, ma venivano a meditare e a pregare con me, ha fatto casini da farci male. E siccome al capofamiglia di questa famiglia era in grande, gli aveva dato l'estremunzione, questo signore dopo 15 giorni con la leucemia si era alzato perché non poteva neanche alzarsi, lo dovevano trasportare, si è alzato e si è fatto il bagno con me, ha corso nella spiaggia e si è messo a fare il bagno insieme a me. E quindi questi miracoli, che erano miracoli del demone, perché alla fin fine, come il dottor Fausto, voleva l'anima, capisci? Allora mi volevano bruciare come hanno bruciato al gioco, cosa lì, Giordano Bruno, gente da 4 soldi. Gesù diceva, non date pelle in bocca ai porci, altrimenti si rivoltano contro di voi e vi sbranano. Non aveva torto. C'è una ragazzina che aveva il tumore al seno, che era un'arancina, quella di Montalbano, quella grossa arancina, con 2 stecchini come piedi. Io dopo 40 giorni non solo l'ho guarita del nodulo al seno, e loro hanno gridato al miracolo, ma se sono, cioè, ma si è smagrita e la pelle si è ristretta senza rilassarsi né niente, che sembrava una Barbie, una top model. E la stronzetta, quando è andata a casa sua lì a San Leone, è andata dal parrucchiere, si è cambiata i capelli a caschetto come Caterina Caselle, l'ha tinta di giallo come le puttane, perché se le tingono di giallo le passeggiatrici, si è messa la binigonna come una di queste donne di malaffare e ha cominciato a muovere il culo per la strada. Urlappano, paffete! E ci è andato dietro e gli guardava il culo. E gli ha fatto, bella ragazza, facciamo un giro insieme? Anche lei lo guarda, si volta e ci fa, con uno stronzo come te dovrei fare un giro insieme. Io stronzo, dice sì, sei un grandissimo stronzo. Dice, ti devo fare la faccia così? Dice, perché non provo? Dice, perché cosa ci perderei tempo io? Quando pare sono tutti mezzi mafiosi. Ci perderei tempo a darti. E tu prova soltanto a toccarmi un po' così. Ma tu sai chi sono io? Dice, ma tu chi cazzo sei? Chi credi di essere? Io sono tua cugina Marilia. Oh. Non posso dirti quello che è successo. Raccontatemi da loro, dai soccorrenti. Si è messa a correre gridando, lo scegone l'ha cambiata, lo scegone l'ha cambiata. Cioè, in 40 giorni che non la vedeva, cioè, non potevo immaginare che una botte di merda, piena di merda, di putrescenza, di metano e di tutte le altre sporcizie che c'erano, poteva diventare una Barbie. Quindi io ero scegone. E allora il prete dice, cosa vuole questo? Dice, si fa pagare? Dice, no, non si è fatto mai pagare. Allora vuole l'anima. E gliel'ha messa in testa. Io credo che quello che ha mandato le mele sia lo stesso stronzo di prete
di tanti anni fa, che non se l'è inghiottito il discorso dell'anima, capisci? Perché vabbè, ma non è il primo, non è il primo che ti cioè, ma se arriva, asserisce che sei uno stregone. Ma se arriva, mago. Se arriva a tal punto che nel 2016, allora non era 2016 ma era 2000 qualche cosa, o forse 1900, non mi ricordo bene quando è stato. Si arriva al punto di dire queste stronzate, queste cose. Ancora. Beh, cambia il mezzo di comunicazione, prima si parlava, tanto, si gridava, adesso avevo si... questo per detto, l'avevo messo a tutte quelle che ho curato io, che ho guarito, il pulce in testa, che quando mi hanno visto che siamo andati lì, perché non davano più nessuna comunicazione, erano tutte con la Bibbia a mano e tutti che mi vennero incontro a dire alleluia, alleluia, vada il regio Satana, alleluia, alleluia. C'è il Simare lì. Tu sei ancora femmina, che puoi avere la dichiarazione di essere femmina, non donna, perché sei una pezza di merda, che mi stai dicendo delle cose assurde. Io ti ho salvato il seno, altrimenti non saresti stata più una donna. E tu mi puoi bruciare vivo, gli altri tutti la stessa cosa, li ho salvati tutti, senza prendermi una lira, mettendogli in tasca mia tutto quello che gli portavo, più andare e venire con la macchina, andare e venire con la macchina. Ci sì, vero è che mi prendo l'anima, perché non ho soldi per mettere la benzina, così prendo la vostra anima e gliela metto dentro, e così cammina. Capita? Uno scegone. Una volta ho guarito una donna di un fibroma grosso così, di un pezzo di merda di medico palermitano che veniva qua a Marsala, si fotteva un sacco di soldi e quella donna gli aumentava sempre il fibroma. Un giorno, quando è venuto dopo diversi mesi, non ha trovato più la palla di fibroma. Dice, cosa è successo? Dice, una persona dice, mi ha curato. In quale scegone sei andato? L'altro testa di cazzo di medico, uno scegone. Cioè, per fare questo ci vuole uno scegone. Scusa, se tu non sai farlo, prendi un oggetto pesante, ci metti una corda, te lo leva al collo e ti butta a mare. Che c'è? È semplice, semplice. Non riemergi più, puoi stare tranquillo. E così l'umanità si è liberata un pezzo di merda del genere, che non è capace di fare quello che deve fare secondo i suoi studi e la sua medicina, oltre a tutti i soldi che si prende. E poi per tutti i soldi che si prendono, ragazzi, purtroppo siamo in mano ai demoni. Ai demoni, sì. Beh, che dite? Non lo so. Boh. Che dire? Rimaniamo, a volte si rimane senza parole. Senza parole. Cancelliamo continuamente sempre mail, sempre messaggi, sempre... Ti attaccano in continuazione. Sempre insulti. Cercano di screditarti. Sì, senza che mi conoscano. Come mai tutto questo interesse a fare queste cose contro di te? Allora significa che gli dà fastidio. Sì, certo, altrimenti no. Scrivono messaggi dove dicono alle persone non andate da Salvatore perché si fa pagare, perché vuole un sacco di soldi. E noi invece più a dire loro non venite, non venite, loro più vengono, noi okay. Non li vogliamo. Perché Salvatore che ci dice a tutti quanti? Curatevi a casa, esatto. Prima, provate a casa da soli, se non riuscite potete provare la strada alternativa. Infatti. Però non è che una persona ce li può mettere di tasca dalla sua pensione. Ma è normale, è normalissima la cosa, infatti noi diciamo sempre comunque curatevi da casa, provateci, e curatevi. Poi si accorgeranno quanto gli costerebbe. Perché sì. La sola gota cavallina costa 40 o 50 euro e il fieno greco 40 euro. Più l'argilla, che costa un casino di soldi, perché ci vogliono tonnellate di argilla specialmente per la tiroide. Oltre, poi bisogna lavorare l'argilla. Per la prostata, cioè il tempo. O per qualche altro, oppure... vedi, intelligente lei che ha risolto un casino di problemi con la rapatura zero. Perché? Perché tutti coloro che in realtà hanno un'alterazione dello stato di salute, il loro sangue non è più fluido, ossigenato e
è rossa, ma è nero come il cagiame, pieno di tossine, e non è fluido, è vischiosa. E questo sangue va in tutte le parti del nostro corpo, compresi gli occhi e i neuroni. Se noi sappiamo benissimo, che tu di elettricità ne sai più di me, che se due fili sono ossidati in punta e tu li connetti per poter accenderlo, non si accendono. Quindi cosa deve fare? Deve togliere l'ossido. E così siamo noi. Ci ammaliamo perché siamo ossidati nel cervello, negli occhi, in tutte le parti. Togliamo l'ossido e ritorniamo ad essere sani. Le malattie scompaiono perché non esistono. Questo è il problema, ma la gente non può capire. Tutti a pulire i tubicini, come diceva Eret nel... A pulire i tubicini. Dentro e fuori. Nuovi. L'anima ce la lascia pure. Sì, ma vedi cos'è. Io sono d'accordo con Eret. Ma come disse riguardo a Sigmund Freud, un coglione come Sigmund Freud, che parlava di psicologia e si riferiva soltanto al cerebro, alla reazione chimica dei nostri neuroni, è una stronzata grandissima. Cioè, per semplice motivo che lui non conosceva la psiche umana. Cioè, è come il psichiatra che deve curare una depressione, una schizofrenia, un isterismo, lo vuole curare con la morfina e con la cocaina. Perché? Perché non conosce il corpo eterico. Oggi come oggi non abbiamo i macchinari, tranne la camera Ghillen, che parla dell'energia vitale e non del corpo eterico, quello si trova nella quarta dimensione. E noi non possiamo accedere. Anzi, la stronzata tremenda, quella della particella di Dio, che è soltanto una molecola della dimensione eterica, che non ha né peso secondo i nostri registri, perché non abbiamo le bilance per soppesarla, perché il peso ce l'ha, e c'ha il peso e la carica. Noi diciamo che non ha né peso né carica, quindi è particella di Dio. Ma da dove li prendiamo queste stronzate madornali? E questa è la cosa. E quindi tutti gli altri, come Eret, poveretto, faceva del bene, ma era come se tu hai un vaso dentro pieno d'acqua e l'acqua trasbocca. Allora ci vuole Eret, che ti toglie l'acqua dalla superficie per non farla traboccare più, ma il vaso ti rimane pieno. Che cazzo ha fatto Eret? Perché? Perché neanche lui conosceva, mente sana in corpo sano, la psiche, non la conosceva neanche lui. Ai tempi suoi neanche si parlava di camera Ghillen per poter capire. E quando i grandi maestri, i grandi guru, i grandi personaggi del passato, come profeti, santi e altre cose, parlavano dell'aura vitale, si mettevano tutti a ridere, questi sapientoni della fisica e della metafisica, diciamo così. Ridevano. Non esiste, come ridono i medici che ti dicono non abbiamo verme, perché guardano solo il buco del culo. Non vanno sopra. E tutti i vermi che noi facciamo qua, che buttano qua o che buttano dall'altra parte, e che su i parassiti che fanno vedere su Facebook, persone che muoiono, che siamo tutti pieni di questi veleni, di questi parassiti, che è una minchiata, come era una minchiata il disco volante 45 anni fa, quando mi ha prelevato e mi hanno detto tu sei pazzo, i dischi volanti non esistono perché Margherita H ha detto che non è possibile. E figlia di puttana, allora che mi ha prelevato a me, che mi ha cambiato la vita, che io facevo il buttafuori al campo sportivo e leggo solo Tex Willer, e che ogni illuminare della scienza gli faccio il culo così, perché non fanno quello che faccio io? Perché non guariscono le persone che loro non capiscono e non sanno e le mandano a me? Pure le mogli mandano a me, o i figli mandano a me. E agli altri continuano a fargli la chimica, la radio, la combattoterapia, assassinarle. Ma i loro familiari le mandano a me. Ora, siccome quel coglione di Salvatore è un esseno, non è come Turiddu. Turiddu le avrebbe mandato a fare in culo, lui le cura. Perché è in sintonia con la coscienza cristica.
Io sono... purtroppo sono in sintonia con le legnate e mi fanno male. E quindi reagisco come un cane sciolto. Che se ne frega. Pertanto quello che vuole Salvatore lo faccio sempre e nel modo migliore possibile. Quindi abbiate pietà di me. Mi capisci? Eppure queste persone vendono un casino di libri, si sono fatte comprate le case, i terreni, le loro familiari sono ricchi. Vendono fumo. Vendono fumo, sì. E la gente l'appane ci cascano. La storia dell'appane e la gocciolina. Sì. Che vedevano la gocciolina, e salivano perché io li tiravo. E allora quelli dell'appane che erano in fila dice: guarda, in paradiso stanno andando. Perché uscivano dal loro mondo terracqueo per andare in un altro di quello nostro, che è quello dell'ossigeno e cose. Loro non possono vivere qua, muoiono. Quindi per loro questa nostra dimensione è il paradiso. E allora quando ributtavo di nuovo con tre ami, tre chioccioline, facevano a gara cosa le dovevo abboccare prima e salire in paradiso. E gli altri aspettavano. E come ho detto in alcuni miei video, è la stessa cosa che fanno gli stronzi e i lappani umani. Si mettono tutti in fila dal medico curante che non sa un cazzo di niente, c'è uno stronzo completo che non cura niente e nessuno, vende soltanto le medicine è un impiegato delle multinazionali. E sono tutti lì per ore che aspettano quello stronzo, ora lo stronzo si è abbinato, fa il cliché. Arriva tu, febbre, questo, tachipirina antibiotici, tu questo e la multinazionale dicono questo. Non perdono più tempo. E non è che ne dà una di medicina, c'è gente proprio che si prende 7, 8, 12 medicine una dietro l'altra. No, loro si presentano, dopo che arrivano e finisce la fila, vanno a fare l'altra fila nelle farmacie. La farmacia sono tutti sotto vicino. E entrano come se entrano nel supermercato, escono fuori con il loro bel sacchettino. Le borse piene. Di che cosa? Di veleni. Ora i medici non scrivono più, c'hanno direttamente l'infermiera, fanno il copia e incolla. Sì, ormai. Cioè, anziché andare al medico per le medicine, c'è l'infermiera, prima di entrare dal medico, l'infermiera gli dà le medicine. Ma se vuoi puoi anche andare dal medico, ma te le scrivo io. È uguale. E non ne fanno solo una, adesso ne fanno, che ne so, un tipo di medicinale, due o tre scatole. Sì, esatto. Per 7-8 scatole a persona, immagina tu quanto guadagni. Sì. Tu lo ricordi il film del medico della mutua? Io sì. Quando? Per forza, no, l'hai visto. Il medico della mutua. Quando quell'uomo che aveva una quindicina di bambini, di figlie, gli ha detto a cosa Alberto Sordi, al medico della mutua, qua facciamo soldi, ma io voglio essere pagato. Io ti do tante mutuate che tu puoi, e puoi venire pure a casa. Ah, erano dei medici, era Alberto Sordi, il medico della mutua, diciamo che... si affiancava a questo vecchio medico per gli leccava il culo praticamente, per così tutti i mutuati di questo vecchio che doveva morire se ne prendeva lui. Quindi è arrivato ad avere una miriade di mutuati. Che non lavorava e che viveva di espediente, andò da lui e gli disse: io ho 15 bambine, più la moglie, più mia suocera, più quello. Tutte da te, ma tu mi devi pagare. Ogni ricetta che tu ricevi tanto, un tot a me. Esatto, se vuoi, è fatto i conti in tasca al medico, quindi se... dividiamo tutte le ricette. E questo è vero, succede. Wow. Come i medici si prendono le bustine dalle multinazionali. Passa un numero di o viaggi a Miami. Sì, però come è finito poi? Che Alberto Sordi è impazzito. Sì. Il medico è impazzito, gli è presa la... che non ce la faceva più e si è ammalato lui. Ragazzi, vedi, questo mi costa a me. La cosa più assurda, sai qual è? Che un medico che si ammala o di leucemia o di qualsiasi altra cosa va in centri specializzati di altri suoi colleghi medici, e quando questa persona gli dice collega, quelli dicono: no, qua sei un numero,
non sei niente, o ti adatta a noi o te ne vai. Pensiamo noi a te, noi non dobbiamo comunicare con te. Questo è vero, è successo. Cioè di loro si odiano, poi c'è stato pure un film del genere, mi sembra, che quello capì poi, dopo che l'ha passato lui, perché era più cattivo dei suoi colleghi, quando i suoi colleghi lo trattavano come lui trattava tutti gli altri pazienti, quando si guarì veramente e ritornò, è cambiato tutto quanto. Bisogna bruciarsi per poter capire che il fuoco brucia e che fa male. Altrimenti, continuiamo. È così. Beh. Bruciarci. Risvegliamoci. Dormiente, svegliate, dormiente, svegliate. Occhi aperti. Diceva Gesù, svegliatevi, dormiente. Svegliatevi. Ma non credo che ce lo facciamo. Se come guardiamo, non nell'immediatezza, ma credo. Sì, ma qualcosa sta cambiando. No, Francesco. E infatti perché 2000 anni fa Gesù diceva molti chiamati, pochissimi chiedette. Aveva previsto tutto, per tutto quanto. A quello sotto l'albero di fico gli ha detto: io ti ho visto prima che Abramo fosse. Cioè figurati che espansione che poteva avere nel continuo spazio-tempo. Lui sapeva tutto quello che sarebbe accaduto. E ha detto, dice, quando avverranno queste cose, il padre sarà contro i figli contro padre, contro le madri, i fratelli, le sorelle. La famiglia non esisterà più, sarà un caos. Quando i fiumi diverranno sangue, con l'ossido di ferro che buttano le fabbriche, i pesci muoiono e tutte le altre cose, le erbe, le piante, tutto quanto, rinseccheranno. Cambieranno gli eventi e 21, cioè non ci sarà più acqua nel cielo, se ne andrà in altre parti e ci saranno carestie ed altre cose. Colpa vostra che state uccidendo la madre terra. E cosa facciamo? Dice, come non facciamo? E allora lui disse, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, è nell'Evangelo scritto di Giovanni, allora la fine sarà vicina. Dice, voi sapete discernere guardando le nubi che tempo farà oggi, quella domani, e non sapete quando queste cose quando accadranno. Dice, tu non ce lo puoi dire? No, neanche io so quando, perché solo il Padre mio lo sa e lui non l'ha comunicato neanche a me. Quando sarà il momento avverrà e allora saranno grazie amate per voi. Dice, allora nessuno si salverà, no, qualcuno ci sarà. E chi? Beh, allora lui disse queste parole, le bellissime. La casa del Padre mio è composta di tante stanze. Io salgo su con un'astronave, vado in una di queste stanze, l'apparecchio, la stanza del Padre suo, la casa del Padre suo che aveva tante stanze sono nei sistemi planetari. Uno dei monti puliti va ad apparecchiare per coloro che devono essere trasportati là. Dopo che l'apparecchio, ritorno giù, prendo coloro che sono degni di salire su e li riporterò in salvo. Gli altri saranno tutti preda del fuoco della Geenna, saranno tutti bruciati. Non hanno senso di esistere, anche perché sono fatti di atomi in fluttuazione gli atomi non sentono dolore, si cambiano, si trasformano in altri atomi, in altri gruppi magnetici che noi chiamiamo soma, poche parole. Quindi io non ho mai sentito dolore in 5 volte che sono morto, né quando mi hanno massacrato né quando sono uscito fuori dal corpo, completamente. Avevo paura della morte come se fosse dolorosa, ma quando mai? Cioè, non esiste. Abbiamo un'idea tutta sbagliata che ci hanno detto un sacco di sciozzate, oppure il tunnel, ma che tunnel del cavolo? Io ho visto tutto quanto come sto vedendo voi, come sto parlando con voi, ma con quale cervello, con quale occhio, con quale orecchie? Io vedevo, ascoltavo, pensavo o parlavo con quale bocca, non lo so. E nel mio corpo sottile, il mio corpo eterico. Cioè, se
ogni volta che mi massacravano io uscivo fuori dal corpo e mi vedevo vivo, significa che siamo tutti immortali. Certo. Perché anche voi avete questo corpo sottile come ce l'ho io. Ma quando ti hanno massacrato ti hanno rotto tutti i denti? Mi hanno, sì, mi hanno rotto tutte, ho dovuto andare da, da Enzo Timo, era un ragazzo che veniva al centro studi Fratellanza Cosmica e me ne ha messe due, costavano più di 10.000 euro. E quindi è stato un medico, cioè è stato un dentista a metterti i denti? Un ragazzo che meditava con noi, che veniva al centro. Un odonto tecnico. Un odonto tecnico, me l'ha fatto pagare 5.000 euro. Ho capito, no, perché se non sbaglio abbiamo tempo fa abbiamo ricevuto una mail di un signore che aveva perso tutti i suoi denti ha insistito così tanto per sapere come poter fare per farsi ricrescere i denti, allora tu mi hai detto di scrivergli di procurarsi la pietra filosofale e di vedersi il video. Allora lui dopo un paio di giorni, se non sbaglio, ci ha risposto dicendoci: sì, io ho visto il video dove parli della pietra filosofale, per favore come faccio ad averne una, me la puoi mandare, mi puoi dire dove comprarla? Perché voleva i denti, cioè voleva che gli si ricrescessero da soli i denti. No, è quello che voleva, che si ricrescesse i capelli. Io gli ho detto: sto bene alla Iorbrinio, che me ne foto se tu non ce l'hai. Sì, sì. Oppure quello dice, io sto morendo, beato tu, io cerco di morire, non posso morire, come cazzo faccio io? Amore fortunato. Sì. Sì, a volte ci sono richieste. Un'altra signora. Ti puoi salvare dice, solo con l'ironia. Sì. Un'altra signora ci ha chiesto una mail. Io ho mia madre che sta morendo, ha un sacco di patologie, ha anche 90 anni. E non è possibile. Per favore aiutami a fare vivere, a mantenere in vita ancora mia mamma. Ma lasciala stare, 90 anni, poverina lei, no tu. Poverina lei, lasciala stare. Cioè. Io mi ricordo una volta che stavamo io e Salvatore a rispondere a un'email e stava la signora che c'era un casino di patologie. Sì. Dice: cosa posso fare? Era una signora che voleva aiutare sua madre, non mi ricordo. Sì. Allora mi piace scrivere Salvatore, dice: per lei ci vuole solo un buon autoricambista. Sì, un buon meccanico. È un buon meccanico. Sì, e basta. Se va bene. Cioè, ci vorrebbe un miracolo. Io non sono Cristo, quindi miracolo non ne posso fare. Punto. Basta. Che pazzia, va. Sì. È quello col pene moscio. Ma sì, me lo ricordo, ho una strana patologia, però non la vorrei scrivere per mail, ti vorrei parlare per telefono. Detto pure io, sì, questa qua. Per favore, ma no, ce la devi dire tramite mail perché Salvatore non può parlare al telefono. Ma sai, io ho un problema di erezione, non so come fare. Taglialo! No, ma io non lo voglio tagliare! Cioè, è proprio così, una stecca. Sì, perché noi abbiamo detto taglialo, ma chi sta scherzando, a me serve, e allora te lo sai, vabbè, noi comunque per ora ci ridiamo un po' su, perché altrimenti sarebbe deleterio anche per noi prendere tutto molto seriamente, cioè ricevendo 50-60 mail al giorno, diciamo che un po' di ironia è terrificante, un po' di ironia la dobbiamo mettere, è terrificante, quindi, per quello che chiedono. Sì. Che poi sarebbero email, cioè non ci vorrebbe scrivere l'email, perché se loro guardassero i video, allora, saprebbero che il punto comune è quello. Sì, Luigi, il problema sai cos'è? Che loro i video li guardano, però realmente non li vedono. Si trovano a vedere due, cioè, tre, che c'è differenza, 10. Cioè loro dovrebbero guardare e vedere. Loro guardano solamente senza vedere realmente i contenuti. Infatti per questo a volte oppure non li capiscono proprio. Ma io nelle mail a volte dico: lo stesso video guardatelo 2, 3, 4, 5 volte, perché ogni volta che tu te lo guardi vedi qualcosa in più, capirai qualcosa in più, sì. Quindi per favore, invece non hanno capito che c'è un unico comune denominatore nei video e che sembra la stessa cosa che ripetiamo a iosa continuamente, però le persone non lo capiscono e chiedono: ma per questa malattia qual è la medicina o qual è il rimedio, o per quella malattia qual è il rimedio? Si separano.
Perché, sì, perché non hanno capito, cioè ancora non hanno capito che le malattie non esistono e c'è solo un unico stato di alterazione della salute che è unico per tutti e quindi il rimedio è sempre uno. Che poi si manifesta in diversi modi, esatto, o sfocia in diverse parti del corpo, però sempre là è la... Giusto, se stai, devi stare chiaro. Bene, ma che cosa devo fare? Fatti il digiuno, ma io sono sottopeso, ma chi te l'ha detto? Perché ovviamente la società inculca che il peso è l'altezza, cioè l'altezza in base all'età e al peso. Deve essere quello. Se sei uomo devi essere così, se sei donna devi essere così. Gli esami del sangue pure. I globuli rossi devono essere non inferiori a, non superiori a, e così per tutte le varie cose. In realtà, se noi guardiamo bene, durante gli anni, per esempio, questi parametri casualmente sono sempre diversi. Cioè, noi, quando stilano gli esami del sangue ti dicono i globuli rossi quando sono, ogni anno cambiano sempre. Prima devono essere di meno, poi devono essere di più, poi di nuovo di meno. Sì, hai ragione. Ma io, la gente non riesce, come hai detto tu, a vedere. Guarda soltanto, ma non vede. È quello che disse Don Juan a Castaneda. Se io avessi guardato mio figlio, mi avrei sciappato i capelli. Io ho visto mio figlio espandersi con tutta l'energia vitale e tutto quanto. Verso... c'è questo modo di fare è totalmente, diciamo così, distruttivo nei nostri confronti. Per esempio, come tu dici, i loro parametri sono tutti sbagliati ed è vero. Non perché lo dico io che sono ignorante, perché ci ho passato io, ci ho testato. Tu sai benissimo, c'era tuo padre, c'eri pure tu, che quando mi hanno massacrato non mi hanno messo sangue. Non mi hanno dato antibiotici per tutte le ferite che avevo, ed ero il cozzo così, gli occhi tutti, insomma ero coltellato, quelle, mi hanno lasciato morto perché dall'età che risultavo morto. Sì, in un letto in corsia. Ebbene, e allora vorrei dire una cosa io. Beh, se io ero già morto, poi è stato detto da Marcello Ridondo che quando in un centro a Marsala mi hanno fatto l'emocromo, hanno visto che i globuli bianchi erano 1.000.000 e hanno detto già è morto, di nuovo la leucemia c'ha, e mi hanno mandato a fare il culo. Beh, dopo 2 giorni i globuli bianchi erano 9.000, erano ritornati normale. Come fanno a ritornare normale se io non ho preso nessuna medicina, non ho fatto niente? Non mi hanno fatto trasfusione di sangue, né hanno dato antibiotici né niente. Cioè il sangue si è rigenerato, io sono qua che parlo con voi. C'è la mia vista che era spappolata tutto l'occhio, non c'è stato nessun medico dell'occhio oculista che mi ha aiutato. Come io ho dato la vista di nuovo e ho tolto, diciamo, la trombosi a Santa Napoli, così l'ho fatto su me stesso. Queste sono le mie realtà, le mie verità, perché le testo io stesso, quando le adopero sugli altri so che riusciranno se faranno quello che gli dico io. E così per i denti, così per tutte le altre cose, cioè io non ho fatto niente, eppure non ho più cicatrice, qua non ce n'erano 15 punte, cioè il mio corpo era tutto pieno di coltellate, le orecchie, il sangue era da tutte le parti, come già scritto, e poi era su tutta la casa. Quanto sangue avevo io? Cioè io sono ignorante, ma quanto sangue può avere un corpo fisico? Non è possibile che nel bagno c'era sangue e merda da tutte le parti, che la scientifica l'ha testimoniato. Su questo letto c'era una cacata grossa così, e non era la mia, ero a digiuno io, in quel periodo. E non era il mio sangue perché ero qua morto a terra, buttato sul focatore. Tutto il mio sangue è qua e ci sono le foto che ho fatto vedere su YouTube, su Facebook e su altre parti. E poi, non soltanto tutte le stanze erano piene di sangue di merda, ma quanto cazzo di sangue avevo?
Cioè a questo punto dico questo. E come hai fatto a chiamare al telefono tuo fratello per più volte? E questo è il problema, senza, che si è posto vedere, tuo padre, senza parlare. Il problema è che si è posto tuo padre e mio fratello si è ingazzato con tuo padre. È successo un casino. Perché? Perché io morto a terra ero uscito dal corpo e non mi hanno fatto vedere il massacro. Hanno codalato Turiddu perché sarebbe impazzito altrimenti. Ma Salvatore era fuori che guardava e vedeva, c'è la mia psiche in poca parola. E all'improvviso ho sentito mio fratello che ha aperto il cancello, si è messo qua dietro la porta. Però non poteva entrare perché la grata c'era la chiave all'interno, era chiusa la porta, esatto. a due mandate. E lui mi diceva, Salvatore, dove sei? Apri, togli la chiave, non posso entrare. Cioè, infatti Laura quando ha scritto, ho conosciuto Salvatore, ha descritto esattamente perché lei era presente allora, dice, ma scusa un minuto, come è fatto Salvatore se era morto a terra, senza sangue, senza niente, tu col cervello tutto aperto, a telefonare con tre ematomi, l'occhio spapolato, con che cosa l'ha fatto il numero se non poteva vedere? Perché allora c'era cicchi cicchi ciacchi. O questo, quello, cioè i numeri dovevo fare. Non potevo farlo perché non avevo più vista. La gola tagliata, non potevo parlare per telefono. Come facevo a parlare per telefono? Se avevo l'esofago e la trachea tagliata. E questo che la gente non vuole capire e non si sofferma sui particolari. Vede le cose per come è la loro mente lineare. E allora, se io non potevo guardare, e quindi non potevo fare il numero di mio fratello. Non potevi parlare. Non potevo parlare e non potevo chiamarlo. Eppure qualcuno con la mia voce l'ha chiamato. Dice, vedi che sono entrati là e mi hanno rubato. Non è che mi hanno massacrato. Io non ho visto il mio corpo massacrato, quindi non potevo dirgli mi hanno massacrato. Sono entrati là perché ero andato nella camera da letto e ho visto tutto che era tutto in aria. Ho detto i ladri sono entrati. Poi sono ritornato qua, che prima avevo visto che c'era il televisore, il computer e la telecamera. Al ritorno non c'era più né televisore, né computer né telecamera, quindi erano dentro. Sì. Non me li hanno fatti neanche vedere. Chissà che cosa era successo e che cos'era. A questo punto sento mio fratello gridare. Vado dentro la porta e mi dice apri. E allora io dentro di me disse ma come cavolo devo aprire? Cioè perché in un certo senso qualcosa capì che io non potevo, cioè era il corpo eterico, cioè passava attorno, poteva entrare e uscire dai muri. Eppure quando tuo padre gli ha chiesto che ti ha aperto e che ti ha chiamato è successo un casino, se l'è preso con tuo padre, si è messo a gridare e ha detto non voglio sapere niente io in questa situazione, non la voglio più parlarne di qua di là. Perché hanno minacciato di morte pure lui. Quindi quando è entrato qua che gli ha aperto, cosa c'era? Cosa ha visto? Dopo un anno e due mesi la scientifica viene qua e non c'era un'impronta di piedi con tutta la casa piena di merda a terra e di sangue. Sì, nessuna traccia. Ma che camminavano? Aleggiavano nell'aria? Le finestre non erano... No, nessun segno di effrazione. No, nessuna finestra. No, come se qualcuno... cioè... Non si sa come sono realmente, non c'è nessuna traccia né di scarpe né di niente di niente. Solo che ho visto io che c'era la finestra aperta in corpo eterico e non c'era la zanzariera. Quindi hanno tolto la zanzariera e sono entrate dalla finestra. Sicuramente. Comunque è pure complicato perché le finestre dall'esterno sono molto più alte rispetto dall'interno. Cioè, quindi anche cioè sarebbe stato anche difficile riuscire ad aprire una tapparella o una finestra. Sì, esattamente. Quindi anche lì sarebbe opinabile la cosa. Sì, molto esattamente, strano. Esattamente. Come hanno fatto? Quindi a questo punto dico io, i loro parametri non valgono una lira. Come hanno detto quelle del centro di analisi a Genova, quest'uomo non può essere vivo,
perché se vivono noi dovremmo cambiare tutti i nostri parametri e tutta la nostra medicina. Poi quando gli abbiamo mandato la tipologia con quell'altra ragazza che studia medicina, si sono arrabbiate. Dice, non mi dovete portare più cose di quest'uomo. Non è umano, non è possibile, queste sono state clonate, ma da chi? Ma che cazzo mi state a vedere? E quello gli ha detto, chiedetelo all'ospedale di Sciacca. Loro l'hanno emessa questa cosa. C'è la loro firma, la firma dei medici, c'è tutto quanto. Allora dice, non portatemi più niente di quest'uomo. Sì. Capito? Tremate. E si puliscono tutte le mani, capisci? Certo. Ma non è venuto nessun articolo sul giornale, né alla televisione, da nessuna parte. Nessuno ha saputo quello che mi è successo. Sai come l'hanno saputo? Che mio fratello metteva il bando, come quando tu perdi un cane. Sì. Ho perso il mio cane, chi l'ha trovato? E di qua, mio fratello è stato massacrato, e tutto a dire queste cose. E ognuno che mi incontrava poi, mi diceva, tuo fratello me l'ha detto che tu è successo. Come è successo? Ma vaffanculo, te, mio fratello. A tutte ha detto quello che mi era successo. Ai ai ai, ma pazienti, ormai è passato, che non succede più, chi lo sa se è passato veramente. Passato, cosa vuol dire passare? E questo è il problema. Vedi, quando c'è una squadra di calcio che gioca e passano 45 minuti, anche un'ora di partita, tu puoi fare il replay e la puoi rivedere di nuovo, dall'inizio. Ed è sempre e siamo noi tecnologicamente ancora retrograde. Chi lo dice che è Gesù dove? Sai cosa dicono i maestri sene? Noi siamo vive, siamo in un altro spazio-tempo, ma siamo qua. Che cos'è lo spazio e che cos'è il tempo? Io ne parlo. Arrivando a un certo punto dicono questo. Se voi avete bisogno di noi e raggiungete un guid energetico, con la voce tornante noi vi aiuteremo, vi guariremo. Se non ci riuscite sono problemi vostri. Voi ci dovete richiamare nel tempo. Ma a volte succede di rivivere stesse situazioni, stesse cose. È come un film, no? È come quando vedi certe scene e tu li rivivi per la seconda volta. Sì. Succede, a volte mi succede una cosa del genere. Ma un po' a tutte succede, noi non ci facciamo caso. No, ma io sinceramente ci faccio molto caso. Cioè, c'è chi ci fa caso, ma la maggior parte non ci fa caso. Perché sono cose strane, ecco, se hai la mente un pochettino più aperta. Perché quando succede questa alterazione spazio-tempo prende tutto e non ne prende uno. È come quando tu vedi un disco volante, sai cosa è successo? Io ero ragazzino e lavoravo nella ditta Martinez e lì c'erano dei ragazzi, qualcuno più grande di me, ma gli altri erano tutta la mia età. E una sera mio fratello ha detto, dobbiamo comprare una teglia di pasta forno e dobbiamo andare a Gisrocco, a Marsala, a mangiarla di sera. L'abbiamo fatto. E c'ero io, altri tre dello stabilimento Martinez e più mio fratello. Già l'avevamo tagliato come se fosse una torta a porzione. E nel piatto di plastica con la forchettina, me l'aveva messo una porzione, mio fratello, e l'avevamo tutte pronte, via, stavamo per mangiarlo. Io stavo dando la prima forchettata. Anche mio fratello si mette a gridare, Turiccio, attento, sopra di noi, sta cadendo sopra di noi, ci sta massacrando. Alzo gli occhi e c'era un'enorme astronave che scendeva a velocità tremenda con un alone come se fosse il pianeta Mercurio, Saturno. Arrivando forse a 300 metri d'altezza si è fermata. L'alone elettromagnetico è sparito istantaneamente e quell'astronave che era ferma così per alcuni secondi, poi ha cominciato a fare così e se n'è andata. Beh, non è finito lì.
E ti posso dire pure che film stavamo guardando, perché mio fratello mi portava sempre a vedere film dell'orrore. Facevano un film dell'orrore che era Il Pendolo, era intitolato, che dentro un pozzo c'era un'ascia che faceva da pendolo e si avvicinava a colui che era legato lì per tagliarlo in due. E allora ci davano all'inizio le cose tridimensionali, quelle di plastica e gli occhialini che mettevamo. All'improvviso, mentre stavamo vedendo questo, io mi ero tolto gli occhiali perché mi facevano male l'unico occhio, e se non mi voglio sforzare mio fratello se l'ha tolto pure. Gli altri, la maggior parte, non l'hanno messo, quelli che l'hanno messo. All'improvviso, quell'enorme astronave che avevamo visto anni prima cadeva di nuovo lì, perpendicolare sopra l'Odeon, era l'arena Odeon, era estate proprio, come estate era quando eravamo alle Chuseok, con quell'alone elettromagnetico fortissimo, e si ferma sempre a 300 metri. Spara l'alone e subito dopo, le persone sono scappate tutte, hanno lasciato le sedie e sono uscite fuori dall'arena. Cioè in strada se ne sono andati, ma dove dovevano andare? Che enorme! Quando hanno visto che questa cosa si è fermata, la donna è sparita e poi se n'è andata così piano piano come prima, che cosa è successo secondo te? Sono scappati. Che lappano i figli di puttana tutti quanti, lappano i figli di puttana tutti quanti, si sono sedute a rivedere il film, nessuno ha parlato di quello che era accaduto. Solo io e mio fratello non ci siamo mossi da lì, perché già sapevamo che non succedeva niente. Ma tutti là, per i figli di puttana, nessuno ha commentato quello che abbiamo visto. Ora tu dici, noi cambiamo, che cambiamo? Cosa dobbiamo cambiare se non ci fosse niente di quello che ci accade? Eh già. Siamo morti viventi, come disse Gesù. Un morto non può parlare. Non può trarre conclusioni, non ha più la psiche. E i neuroni servono soltanto per i sensi fisici, altrimenti ci bruceremo vivi o cadremo nell'acqua, nei fossi o altre parti e moriremo. Almeno servono perché cautelarci da una morte fisica tremenda. Solo per questo e basta. Non siamo in grado di elaborare pensieri, di poter decidere da noi stessi. Ecco perché ci allappano e ci fanno fare tutto quello che vogliono. Beh, è meglio che...